Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori, bentrovati a una nuova puntata di Trieste in diretta, la prima mezz'ora assieme, poi invece arriverà in conduzione Laura Buccarella con il successivo ospite che ve lo anticipo subito, sarà il professor Roberto Luzzatti in diretta Skype. E sempre in diretta Skype invece siamo in compagnia della dottoressa Milena Sinigaglia, che saluto e ringrazio per essere Buonasera. Con noi. Buon pomeriggio. Buonasera. Allora, dottoressa, parliamo del Covid-19 in un ambito però di novità ovviamente per gli ospedali italiani, perché è in arrivo un nuovo dispositivo, questo molecular mouse per la diagnosi rapida, pronti quindi per le prime imminenti installazioni nel sistema sanitario italiano. Allora, mai potrebbe essere più attuale questo argomento. Di che cosa si tratta? Allora, Halifax, che è un'azienda di strumenti in vitro diagnostici nel campo della microbiologia, ha sviluppato in collaborazione con la multinazionale ST Microelectronics una piattaforma per fare un test altamente affidabile, ma con una piattaforma portabile e estremamente piccola e semplice all'uso, il famoso tampone per analizzare e quindi diagnosticare il Covid nelle persone. Fondamentalmente è una piattaforma che è composta da uno strumento piccolissimo, che è questo qui. Ah, ok. Piccolo, okay. Piccolo. È uno strumento estremamente piccolo e che ti permette di fare quella che è la diagnosi standard di Covid-19, ovvero l'analisi in PCR dei geni che sono del SARS-CoV-2, che è il patogeno che causa il Covid-19, e ci permette di farlo con una piattaforma estremamente semplice, estremamente piccola, a partire dall'RNA estratto da un tampone nasofaringeo. Qual è la vera novità? Perché immagino intanto la portabilità dell'oggetto in sé e la velocità poi di analisi, immagino, perché abbiamo un dispositivo molto piccolo, molto contenuto, trasportabile, di conseguenza tutto più veloce. Sì, fondamentalmente diciamo che abbiamo voluto coprire un buco nella diagnostica. Ci sono in questo momento delle situazioni in cui ci sono dei grandi laboratori che sono intasati da giustamente notevoli richieste di diagnostica di Covid-19 e quindi stanno processando delle innumerevoli, un altissimo numero di tamponi. Ma ci sono anche realtà, anche ipotizzo un laboratorio più piccolo, oppure magari una medicina del lavoro di un'azienda, piuttosto che una piccola, diciamo, stanza di medicina di laboratorio in posizione anche un po' anomale, come potrebbe addirittura essere per esempio una nave, nelle quali io ho la necessità di fare un tampone in un tempo estremamente veloce, ma nello stesso momento in realtà ho dei campioni che possono essere magari uno o due, ma improvvisamente, se è un caso positivo, dovrò aumentare il numero di pazienti da diagnosticare. Oh. La piattaforma è fatta in maniera tale da avere uno strumento che in realtà si associa a un software su un computer portatile, analogo a qualsiasi computer portatile che ognuno ha a casa propria, okay. E in realtà però è in grado di analizzare e gestire fino a 6 strumenti in parallelo. Quindi io posso utilizzare uno strumento se ho un'analisi sola, in particolare 3 campioni, oppure posso, se ho più campioni, utilizzare 6 strumenti in parallelo, e questi 6 strumenti in parallelo, nello stesso momento, in maniera indipendente, possono essere utilizzati per diagnosticare la patologia. Quindi diciamo che sì, è portatile, sì, è veloce, sì, è più economico delle piattaforme più grandi, e anche più versatile, perché può essere utilizzato, diciamo, in tutte quelle situazioni nelle quali non ci si può permettere una struttura e un sistema diagnostico grande con grandi numeri, ma nello stesso momento si ha bisogno di avere il dato relativamente presto. Quindi insomma, se non ci fossero posti in reparti piuttosto che dipartimenti nelle strutture classiche, quindi si possono applicare per esempio nei vari triage anche? Esattamente, ha pienamente preso il senso della cosa, anche nei punti di spot test, nelle emergenze, nei triage, nella maniera in cui ci siamo in una situazione
di avere delle persone che devono essere analizzate per vedere se possono e magari essere sottoposte a un determinato ruolo operatorio o indifferente, ma devono avere fondamentalmente questo famoso tampone negativo che purtroppo ci serve per fare qualsiasi cosa, perché in questo momento di pandemia abbiamo bisogno di essere sicuri di non essere malati per poter processare i campioni o procedere a delle procedure cliniche. Certo, quanto tempo ci è voluto, anzi, o meglio, quando è partito il lavoro per predisporre, insomma, con le varie sperimentazioni e ufficializzare questo sistema? Da quanto ci lavorate? Allora, in realtà ci stiamo lavorando, mi lascio giusto 2 minuti, noi stiamo in realtà... Sì. Abbiamo cominciato a lavorare in questo progetto, su questa piattaforma, in realtà 2 anni fa, e l'abbiamo in realtà cominciato a sviluppare anche per diagnosticare nell'ambito di un professor regionale con anche l'ICGB e i laboratori riuniti qui, per sviluppare una cartuccia, quindi un sistema diagnostico con queste cartucce monouso per diagnosticare dei patogeni che sono trasmessi dalle zanzare. Sono degli arbovirus, per esempio si chiamano Zika, Dengue e Chikungunya, che possono avere anche delle conseguenze catastrofiche. Questo tipo di patogeno, caso vuole, ha lo stesso genoma del SARS-CoV-2, quindi ci siamo trovati a febbraio a trovare ad avere una cartuccia pronta, che era nelle fasi terminali di sviluppo per questo tipo di flavivirus, di questo tipo di arbovirus, e in realtà una pandemia con un patogeno che era molto analogo dal punto di vista solo della biologia molecolare, quindi del genoma. E quindi abbiamo detto: perché non sfruttare quello che abbiamo, tutta la nostra conoscenza acquisita fino ad adesso, per questa emergenza, per dare una mano in questo momento così difficile per tutto il mondo? Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato questa conoscenza e da marzo abbiamo, a tempo di record dovrei dire, finito di certificare CE, IVD, CE in vitro diagnostico, tutta la piattaforma, sviluppato ex novo tutta la cartuccia che è dedicata quindi al Covid-19, e poi appunto fatto la validazione. Abbiamo processato 361 campioni, per cui abbiamo voluto avere una valenza clinica, diciamo, abbastanza alta per prima di andare nel mercato, e adesso finalmente finita la validazione, i risultati sono esattamente in linea con quelli degli altri prodotti presenti nel mercato, e quindi ci permettono di andare sul mercato con un prodotto che è altamente affidabile e che soprattutto dà un risultato anche a persone che magari non sono abituate ad analizzare un risultato di PCR, questa tecnologia che forse avrete tante volte sentito parlare, ma che in realtà è abbastanza complicata e che richiede parecchia conoscenza per essere processata e analizzata. Sì, esatto, noi conosciamo le diciture, i vari acronimi e tutto quanto, esatto. Poi ovviamente gli esperti sono quelli del settore, i cosiddetti addetti ai lavori, quindi però serve questo anche spiegato, diciamo, ai comuni cittadini, proprio perché così si capisce anche qual è la portata ovviamente del dispositivo, dell'invenzione, che tra l'altro Halifax, in collaborazione ovviamente anche con altre realtà, no? Anche insieme ad altre aziende italo-francese, quindi una sinergia, no? Un progetto comune. Assolutamente sì, l'azienda italo-francese di ST Microelectronics è un'azienda leader nel campo della microelettronica, dei microprocessori, e abbiamo sfruttato la tecnologia che inizialmente loro appunto avevano sviluppato dal punto di vista tecnologico di questa real time, e noi in realtà abbiamo fatto il passaggio dopo, ovvero l'abbiamo adattata all'utilizzo diagnostico, perché finché non si fanno tutte quelle procedure che permettono da un lato la sicurezza del dato, dall'altro l'utilizzo di questo dato per la diagnosi, ovviamente una piattaforma può essere bellissima, ma in realtà inutilizzabile per l'utilizzo clinico e per quindi l'utilizzo per l'utente finale o per i pazienti. Noi abbiamo reso utilizzabile questa piattaforma sviluppando da un lato questo software in vitro diagnostico, che è molto semplice per l'utente, ma le assicuro è estremamente complicato in realtà sottofondo in tutte le azioni e controlli che fa per evitare che qualsiasi errore dell'utente involontario possa dare luogo a un problema di diagnosi. Dall'altra parte abbiamo sviluppato tutti i reagenti specifici per il Covid-19, abbiamo reso la cartuccia pronta all'uso, e quindi adesso l'utente deve semplicemente prendere l'estratto di RNA del tampone, inserirlo su questa cartuccia, inserisce la cartuccia nello strumento, mette i dati del campione e preme start. Alla fine avrà un risultato presente e assente, che quindi è molto semplicemente
leggibile da un qualsiasi utente anche non competente, ed è esattamente questo, diciamo, il salto di qualità che riteniamo di aver fatto con questa piattaforma. Breve tempo il termine di diagnosi, no, la tempistica con cui si è risultato? Sì, stiamo parlando di circa un'ora. E in realtà appunto i competitor possono arrivare addirittura anche a 3 ore, e quindi di conseguenza con appunto competenze richieste che in realtà in questo caso non sono assolutamente necessarie. So che comunque ci è voluto tanto lavoro per approntare questo sistema. L'unica cosa che mi interessava però, anche sempre per quanto riguarda le tempistiche, quando è che verrà reso disponibile ufficialmente, no, negli ospedali? È in arrivo, mi pare, giusto? Sì, è in arrivo. In realtà nelle prossime settimane cominceranno le prime installazioni negli ospedali. E pian pianino speriamo appunto di riuscire ad aiutare, diciamo, parecchi ospedali italiani nell'affrontare queste epidemie, questa pandemia. Oggi sono arrivati per esempio i dati, come ogni giorno, no? Sono stati fatti 7.301 tamponi, il 10,9% dei soggetti tamponati è positivo, quindi 796 nuovi contagi solo oggi, sono i dati che sono usciti poco fa, quindi continuiamo ovviamente a vivere continuamente numeri molto alti. Certo sì. È che anche voi, quando avete iniziato a sviluppare queste tecnologie, immagino che il tempo serva anche per prima bisogna conoscerlo molto bene il virus, e poi solo dopo si riesce a lavorare in prospettiva. È un sistema che contate di migliorare ulteriormente? Qualcosa di completamente nuovo che ancora state conoscendo bene? Come funziona adesso questo? Allora, diciamo che abbiamo lavorato parecchio, come giustamente lei diceva, sulla tecnologia e sull'utilizzo della tecnologia in diagnostica. Per quanto riguarda l'applicazione per il Covid, sono d'accordo con lei che l'ideale nel mondo scientifico sarebbe stato avere tantissimo tempo per capire la biologia e per capire come meglio, diciamo, approcciarsi anche dal punto di vista diagnostico per questa patologia. Diciamo che in questo momento di totale emergenza mondiale ognuno ha fatto quello che ha potuto per arrivare prima possibile. Nel nostro caso non ce la siamo sentite, come purtroppo è successo e per altre piattaforme, di fare una breve e approssimativa validazione, quindi abbiamo voluto avere un dato estremamente solido di validazione clinica, e questo siamo molto fieri di farlo, perché fondamentalmente è un atto di serietà dal punto di vista delle aziende diagnostiche. E dall'altra parte è vero anche che non capiremo questo coronavirus, questo SARS-CoV-2, fino ai prossimi anni, e sicuramente in futuro scopriremo cose nuove. Per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo della tecnologia e come andremo avanti con questa tecnologia, sicuramente la prima cosa che faremo non appena riusciremo, diciamo, uscire da questa pandemia e arrivare sul mercato prima possibile col pannello della sepsi, che era un altro pannello di cartucce per identificare il patogeno che causa l'infiammazione sistemica, come viene detta, e che causa un morto in ogni 5 persone ogni minuto, per cui insomma è una, e soprattutto servirà per diagnosticare sia il patogeno ma anche la presenza di resistenza. Non so se ha sentito parlare di antibiotico resistenza, questo è un fenomeno estremamente critico e che in realtà era la grande piaga del mondo subito prima dell'arrivo del Covid-19. Quando il Covid-19 sparirà, la sepsi tornerà sicuramente a essere parte protagonista della patologia mondiale. E il fatto che ci siano dei batteri che sono resistenti agli antibiotici, e quindi il clinico non può più dare un antibiotico perché non funziona più su alcuni batteri, è una cosa estremamente critica. E come si fa a combattere questa cosa? Si riesce a combattere dando meno antibiotici e soprattutto capendo se questo batterio è sensibile o resistente prima di dare gli antibiotici. Gli antibiotici sono un grandissimo strumento che sta usando il clinico e che userà sempre. Cosa succede? Che visto che non ha tanti effetti collaterali, tendenzialmente viene anche un po' abusato l'utilizzo dell'antibiotico, la prassi normale e la prassi migliore che una persona potrebbe fare è in realtà identificare se questo batterio che causa di una malattia è resistente o meno, prima di dare un antibiotico. In questo frangente, grazie alle caratteristiche della piattaforma, potremo sicuramente dare una mano anche per affrontare l'antibiotico resistenza in Italia e auspicabilmente anche nel mondo. Ma quindi, insomma, questi batteri sviluppano una resistenza o ce l'hanno dalla nascita, o meglio, cioè proprio ci sono dei batteri che hanno sempre resistenza agli antibiotici oppure possono mutare? Come funziona?
Funziona in entrambe le maniere, la resistenza di solito viene portata da un plasmide, si dice, da un pezzettino di DNA circolare che c'è all'interno dei batteri, e di solito i batteri sono estremamente, diciamo, sono molto veloci a mutare e ad adattarsi all'ambiente, e quello che fanno, come se si dessero la mano, se è un batterio che è resistente vicino a un batterio che non lo è, tendenzialmente allungano proprio fisicamente quasi una mano per fornire le informazioni, per rendere resistente anche l'altro amico batterio. Quindi cosa succede? Che i batteri quindi acquisiscono queste resistenze, e più antibiotici noi usiamo, più l'ambiente è pieno di antibiotici e più è probabile che i batteri, che anche normalmente non ci danno patologie, diventino resistenti. Questo potrebbe non essere un problema in quanto tale, ma il batterio che non è patogeno ma che porta alla resistenza rende più facilmente trasferibile, si dice, questa resistenza anche ai batteri che sono patogeni. Quindi è veramente fondamentale cercare di utilizzare meno antibiotici possibili, e per farlo bisogna sapere quali sono i batteri che si hanno all'interno di un corpo e soprattutto se questi batteri sono resistenti o meno. Non so se mi sono spiegata. No, è stata chiarissima, ha risposto in maniera più che esaustiva. Poi invece, tornando sul Molecular Mouse, no? Sul dispositivo introdotto adesso, che a breve sarà disponibile nei vari ospedali o nei vari campus dove appunto ci sarà, abbiamo detto 3 campioni possono essere processati nel giro di un'ora praticamente attraverso quel dispositivo che lei, eccolo. Questa non so se riesce a vedere, questa è la dimensione della cartuccia. Okay, e questi molto... sono 6 puntini che lei forse non riesce a percepire, ma questi 6 puntini sono 6 pozzetti, si chiamano, nei quali ci sono tutti i reagenti necessari per fare la reazione. Per ogni campione si usano 2 pozzetti, per cui diventa che la cartuccia serve a processare in maniera totalmente, diciamo, senza nessun problema di cross contaminazione, come si dice a livello tecnico, senza problemi di interferenza, per dirla in maniera più semplice, 3 campioni in maniera parallela in un'unica corsa di un'ora. Quindi si può contare di processare migliaia di tamponi al giorno tranquillamente, insomma. Sì, ovviamente adattandosi con tutta la piattaforma, come le dicevo appunto, si può aumentare il numero di campioni processati di cartucce, quindi che vengono utilizzate, e queste cartucce ci permettono di utilizzarne una se abbiamo pochi campioni, fino appunto a 6 in batteria se abbiamo 6 strumenti, e dopo si può pensare di avere più strutture, di più sistemi con 6 strumenti e quindi aumentare notevolmente la processività. Diciamo che è in fase anche di perfezionamento sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Cioè contate di perfezionare ulteriormente tale dispositivo? Allora, per quanto riguarda la cartuccia COVID, così com'è, è pronta all'uso ed è pronta per essere utilizzata a livello diagnostico. Ovviamente c'è sempre margine di miglioramento. Io vengo da anni di ricerca di base, per cui per me la ricerca è proprio l'energia vitale, per cui sicuramente ci sono possibilità di miglioramento, sicuramente un miglioramento potrà essere l'integrazione anche di altri virus respiratori, e quindi poter diagnosticare se uno ha per caso un'influenza normale oppure è malato di COVID, e poi altro integrare, diciamo, anche altri virus o altri batteri o altri patogeni. Come mai è così difficile, o meglio è stato finora così difficile, diagnosticare una malattia come il Covid-19 e capirla? Perché rispetto per esempio anche ai virus precedenti dello stesso ceppo, sempre anche come per esempio la SARS, mi viene in mente, di ceppi simili, che adesso sto dicendo le cose non essendo medico, quindi lei ovviamente mi correggerà. Insomma, perché ci ha creato così tanti problemi, così tante questioni da diramare in maniera molto difficoltosa questo Covid? Allora, devo dire che il Covid ha messo il mondo in difficoltà, secondo me, principalmente per alcuni motivi, il principale dei quali è il fatto che si trasmette in maniera molto semplice e molto stabile appunto nell'ambiente, e quindi di conseguenza ci siamo accorti di che esisteva il Covid quando già il Covid ce n'era parecchio in giro, e SARS-CoV-2. Quindi di conseguenza questo SARS-CoV-2, che è il patogeno che causa Covid, è un patogeno che è strano perché è diverso da quelli che abbiamo visto, e non ha, è vero che può anche essere silente, la presenza di tutti questi asintomatici rende estremamente difficile affrontare dal punto di vista clinico. C'è da dire, sarà forse perché io vengo dal mondo scientifico,
scientifico, che sono fiera di come in realtà il mondo scientifico in quanto tale ha affrontato la cosa. Devo ammettere che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i ricercatori, fin da subito hanno cercato di dare una mano per aiutare a diagnosticare. Il problema è che quindi con gli asintomatici era difficile capire chi era malato e chi no, per cui di conseguenza anche adesso le persone che stanno male e le conseguenze di questa patologia sono conseguenze che sono in realtà non ancora precisamente note. Probabilmente lo sapremo fra un po' di anni esattamente cosa è successo in tutto questo periodo nelle persone che sono state malate, perché la risposta è anche tanto diversa di persona in persona. Ovviamente le persone che sono più delicate e che magari hanno delle malattie pregresse o magari non sono molto giovani, in realtà devono proteggersi un po' di più, ma perché sono vulnerabili in senso lato, sono vulnerabili per qualsiasi patologia, inclusa questa. Il problema, cioè, è che il corpo in sé diminuisce grave. Le difese immunitarie e tante altre nel momento in cui si arriva a una certa età, no, immagino. Sì. E quindi insomma anche quello che sappiamo, che insomma le persone anziane purtroppo sono quelle in prima linea in questo senso, come anche i medici in realtà che vi lavorano ogni giorno. Sì. Quindi insomma questo sistema consentirà di processare più velocemente i tamponi, di velocizzare tutto e soprattutto anche di avere un certo grado di precisione. Sì, come no. E come le dicevo prima, lo studio di validazione che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in maniera molto solida per permetterci di avere dei dati scientifici che universalmente potessero essere riconosciuti dal punto di vista, diciamo, scientifico proprio. E ci sono, devo dire la verità, all'inizio, quando c'era l'inizio della pandemia, si sono visti dei test che sono stati validati su veramente dei numeri irrisori di campioni. Ci sono state delle cose che il mondo scientifico ha dovuto accettare perché per ovvi motivi non ha potuto fare altro che accettare, perché era l'unica cosa che avevamo in quel momento. Adesso riusciamo ad avere dei dati solidi e quindi sono fiera di dire che la nostra piattaforma è altrettanto solida come una piattaforma di quelle grosse e grandi utilizzate nei laboratori standard che fanno le migliaia di tamponi al giorno in tutti gli principali ospedali. No, certo. Poi mi viene in mente anche il fatto che, bene o male, come diceva lei prima, questa malattia la conosceremo probabilmente molto meglio quando forse sarà sparita anche, potrebbe essere. Poi, speriamo prima possibile. Poi noi tutti speriamo nel vaccino, no? Poi bisogna vedere quando arriverà. Anche in tal senso ci vuole uno studi lunghi e specifici per riuscire a trovarne uno. Sì, decisamente. Purtroppo la fame di notizie, la fame di aggiornamenti, purtroppo a volte, a mio avviso, ha un po' quasi screditato il mondo scientifico, purtroppo, nel senso che pur di dire qualcosa le persone hanno magari detto in maniera più semplicistica delle informazioni e quindi di conseguenza è passato il messaggio che un vaccino si potesse fare in poco tempo. Ci vogliono anni per fare un vaccino, questi anche di patologie che si conoscono molto bene. Più si conosce un agente, più si conosce un virus, in questo caso più è probabile che si riesca più facilmente a creare un vaccino. In questo caso ci sono, secondo me, alcune problematiche molto grosse. La prima è che quindi il patogeno non è conosciuto così tanto, per cui di conseguenza bisogna un po' andare quasi a caso, nel senso si basa sulla teoria, su quello che si sa degli altri virus, e ci si adatta e si spera che vada bene. Dall'altra parte c'è da dire che bisogna pensare che un vaccino è usato a livello mondiale, per cui se anche io una controindicazione e una patologia molto grave che viene uno ogni non so che numero di casi, anche se è milioni, in realtà ha un impatto a livello mondiale che non è trascurabile, e quindi di conseguenza anche questo è una delle cose che purtroppo fa sì che lo sviluppo del vaccino necessiti di tantissimo tempo per sviluppare, per cui ovvio tutte le aziende stanno cercando di andare più velocemente possibile, stanno investendo molto, noi in primis, per creare una linea produttiva veloce, per cercare di fare cose in parallelo, per cercare di arrivare prima possibile con qualcosa di utilizzabile. Però sono convinta che anche per quanto il vaccino ci vuole meglio aspettare magari un pochino in più, ma essere sicuri di avere qualcosa che sia sicuro ed efficace piuttosto del contrario. Certo, una malattia che abbiamo imparato a conoscere un pochino, insomma, come dicevamo noi, non del tutto. All'inizio si pensava a un'influenza un po' più forte, poi piano piano purtroppo sono venuti fuori i contagi e le morti che ci hanno messo di fronte alla realtà. Ecco, vogliamo anche con lei magari lanciare un appello, lei visto che si occupa nel settore, purtroppo esistono ancora per esempio anche negazionisti, persone che limitano o addirittura negano la veridicità di questa malattia, quindi insomma lei che ci lavora in prima linea e conosce il sistema, possiamo dire tranquillamente che non conviene proprio prenderlo questo virus.
No, decisamente il fatto che abbia, diciamo, questo virus sia presente in alcune persone in maniera sintomatica, purtroppo ha creato anche un forte flusso di persone che purtroppo, come diceva lei, negano l'esistenza di questa patologia o la sottovalutano. Purtroppo, secondo me, in questo momento, mai come adesso, c'è bisogno di buon senso. C'è bisogno di buon senso non solo per se stessi, ma anche per gli altri, perché c'è bisogno di tenere la mascherina, di mantenere la distanza. Non ci si chiede di schiudersi in casa, ma di utilizzare la testa quando si esce, di eliminare gli eccessi. Se magari ci si incontra all'aperto, si tiene sempre la mascherina. Cioè, ci sono delle persone che sono morte con veramente, dal punto di vista anche patologico, delle cose che quasi rasentano, delle cose che quasi sono state mai viste. Cioè, ci sono veramente, l'impatto è catastrofico. Purtroppo non è percepito. Perché non è magari percepito nella sua totalità, perché non tutti, per fortuna a questo punto, non hanno avuto modo di toccare da vicino questo tipo di patologia, perché prima degli asintomatici e di tutto, ma c'è una grande sofferenza. Il mondo scientifico, il mondo, diciamo, degli ospedali, sta cercando in tutte le maniere di dare una mano e di cercare di aiutare, però la cosa principale fondamentalmente è comportarsi bene. Se si è in un posto chiuso, Certo. tenere la mascherina sotto il naso non basta, bisogna coprire tutte le vie respiratorie. Ognuno deve fare la propria parte, anche le persone che non sono del campo medico. Questo è fondamentale, mai come adesso, direi. Assolutamente, assolutamente. Dottoressa, abbiamo ancora un paio di minuti, tornando al sistema di ricerca e ovviamente adesso anche di fattiva implementazione tramite col sistema sanitario dopo questa, chiamiamola, insomma, dopo questa nuova creazione, questo dispositivo che è compatto, quindi peraltro anche facilmente trasportabile. Com'è messa la ricerca a questo punto? Perché noi sentiamo spesso che è un'eccellenza, soprattutto in Italia, no? Poi i lavori si fanno assieme e in sinergia con altri enti e altre strutture, ma insomma c'è molta Italia in questa partecipazione come in tante altre. Sì, direi decisamente. L'Italia è piena di tantissime idee ottime, eccezionali, che devono essere tradotte in un prodotto. Devo dire la verità che Halifax è un'azienda che investe molto nella ricerca. In questo devo ringraziare il Paolo Galliano, che appunto è il proprietario dell'azienda. Investendo così tanto nella ricerca, anche nelle aziende, come diceva lei, nelle zone locali, come le dicevo prima, il PORFESR, cioè noi sfruttiamo molto i bandi regionali, che sono per noi veramente linfa vitale, perché ci permettono di sognare e provare a vedere se riusciamo a fare un progetto, avendo comunque un investimento aziendale, ma avendo un supporto anche dallo Stato e nello stesso momento anche collaborando con le realtà vicine. L'Halifax Research and Development, quindi la sede dove io lavoro, è a Trieste, in Area Science Park, per cui Sì. anche l'esistenza di questo polo sicuramente ha aiutato e sicuramente aiuterà in futuro per aiutare l'integrazione con altre aziende, per avere anche accesso a delle persone che possono avere una formazione adeguata a quello che noi stiamo cercando. E quindi ha tutta una serie di sinergie che non soltanto a livello locale, provinciale, regionale, ma anche nazionale ci permettono di fare. La Molecular Mouse è veramente nato da questa collaborazione. Noi collaboravamo con la sede italiana di questa azienda che le dicevo prima, poi, come le dicevo, il PORFES l'abbiamo fatto con aziende triestine, con le ICGB, quindi il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie, che c'è sempre all'Area Science Park, però di Padriciano. Per cui abbiamo veramente unito le forze e unito i nostri cervelli per riuscire ad ottenere un prodotto che è innovativo e che possa dare concretamente una mano a qualcuno, anche alle persone che non sono nel campo, perché il nostro sogno è proprio quello, cioè dare alle persone che non sono del nostro campo in realtà degli strumenti che possano essere utilizzati e che siano di alto livello, come in questo caso il test di PCR. Competenze trasversali, insomma, anche grazie Assolutamente sì. alla sinergia porta sempre e la collaborazione porta sempre al successo. Vabbè, insomma, ultima questione a questo punto, prima di chiudere, se ci mostra il dispositivo un'ultima volta, anche con la sua Come no? cartuccia relativa, La per guardi. farlo rivedere ai telespettatori. Non so con questo. Senti che non so com'è. Eccolo lì, sì, si capisce, portabile, Piccolo, piccolo, piccolo. sta proprio in una mano. Si accende tranquillamente, poi lei prima ha fatto anche vedere la cartuccia, no? Io la chiamo Sì, così la cartuccia almeno. è questa qua. Ok, che si inserisce Sì, si all'interno. apre il coperchio.
non riesco con questo cosa, si apre il coperchio, si mette dentro e poi si schiaccia start sul software ed è finito tutto qua. E in un'ora si possono processare fino a 3 tamponi, insomma, giusto? Esattamente. Molto bene, e con 6 strumenti bene. Anche di più. Beh, allora, dottoressa, intanto grazie per la spiegazione e anche per averci illustrato un po', insomma, il suo lavoro e la panoramica che anche lei stessa sta vivendo in questo contesto. Quindi ringrazio la dottoressa Milena Sinigaglia di essere stata con noi e di averci spiegato come funziona anche il nuovo dispositivo a breve disponibile. Grazie mille, grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci dottoressa, buona serata, grazie a voi telespettatori per averci seguito. Piccolo break pubblicitario, ci collegheremo fra pochi istanti con il professor Roberto Luzzati, il direttore del Dipartimento di Attività di Ematologia, Oncologia e Infettivologia, fra poco. Dopo la pausa, restate con noi. R Trieste. Buonasera, buonasera a tutti. Prendo il testimone dal collega Paladin nella conduzione di questa ultima parte della nostra trasmissione di Trieste in diretta e vi introduco subito il nostro ospite in collegamento Skype con noi, il professor Roberto Luzzati, direttore del Dipartimento di Attività Integrata di Ematologia, Oncologia e Infettivologia. Buonasera professore, grazie di avermi. Buonasera a voi. Il nostro invito, grazie. Allora, un infettivologo, abbiamo parlato con lui più volte, le chiedo subito, insomma, immagino sia una delle domande che le fanno più di frequente in questo periodo, come sta evolvendo la situazione proprio della pandemia in atto, della diffusione in particolare del virus in questo particolare periodo e poi le chiederò se secondo lei, insomma, si stanno facendo le azioni giuste per contrastarlo, in che modo, insomma, sarebbe più efficace contrastare questa diffusione che abbiamo visto in aumento, no, in questi ultimi giorni. Certo, ma il mio punto di vista è il punto di vista dell'accoglienza nella struttura ospedaliera e quindi noi vediamo la punta dell'iceberg, quindi i soggetti che per fortuna non sono tutti coloro che contraggono l'infezione, quindi dati che vengono pubblicati ogni giorno, che la popolazione e che i cittadini vedono, sono relativi appunto a numeri molto più ampi di quelli che noi osserviamo. In sostanza circa un 20% dei soggetti positivi devono essere ricoverati tuttora. Rispetto alla prima ondata, questa seconda ondata che ci ha preso un po' in contropiede, nel senso che la attendevamo in una fase più avanzata dell'autunno, è stata abbastanza precoce, improvvisa. Questo è vero perché insomma ha dato segnali già in agosto, se non ricordiamo male, no? Alla fine di agosto, in settembre sono cominciati ad esserci i nuovi casi. Noi in pratica i primi di agosto non avevamo più pazienti ricoverati, è stato un periodo piuttosto breve purtroppo senza ricoveri e da settembre, in settembre lentamente, in ottobre molto, in maniera molto più solida, c'è stato un ingresso di pazienti. Ingresso di pazienti che poi è andato ad accentuarsi nel corso delle ultime settimane. Rispetto alla prima ondata, diciamo a quella di marzo, aprile e maggio scorso, osserviamo anche qui a Trieste e nell'area Giuliano Isontina una età media più bassa rispetto alla prima ondata e questo ci conforta perché sicuramente l'età più avanzata è un fattore prognostico non favorevole. Chiarissimo. Soggetti più giovani, diciamo intorno ai 50-60 anni, mentre appunto in primavera erano più anziani. Direi che anche in termini proprio di morbilità e di mortalità
vediamo dei numeri più contenuti. Questo grazie non solo all'età, all'età dei pazienti, ma perché abbiamo imparato a trattare questa patologia, che come sappiamo non ha una cura efficace al 100%, però abbiamo delle armi in più rispetto a quelle che avevamo in primavera. Ecco, quali sono queste armi? Perché lei ha parlato appunto dell'abbassamento, no, dell'età media naturalmente di chi poi viene anche ricoverato per il problema appunto del coronavirus. Non dimentichiamo che ci sono tante persone che vengono contagiate che comunque o sono asintomatiche o hanno pochi sintomi, rimangono a casa. Per quanto riguarda proprio la cura dei casi, possiamo chiamarli così, più gravi, insomma più seri, Che cosa avete in più rispetto all'esperienza, insomma, di questa primavera, della scorsa primavera? Beh, accanto all'ossigenoterapia, che comunque rimane il presidio fondamentale, trattandosi almeno in una fase iniziale di polmonite, abbiamo tre armi importanti. Da un lato lo steroide, che oramai ha dimostrato anche nell'esperienza triestina di essere un farmaco fondamentale, purché non assunto precocemente. Ecco, lo sottolineo perché alcuni pazienti cominciano a far uso di steroide troppo precocemente a casa propria, e lo steroide non va bene somministrato troppo presto, diciamo mai prima dei 5-7 giorni dall'esordio dei sintomi, quindi non dal tampone positivo, ma dall'esordio dei sintomi, cioè dalla febbre fondamentalmente. Mai assumerlo prima e mai assumerlo senza indicazione medica. Però lo steroide è un primo presidio, direi il presidio fondamentale assieme all'ossigenoterapia. Assieme allo steroide l'eparina, l'anticoagulante, perché è una malattia dei vasi che interessa appunto i vasi di piccolo medio calibro, e quindi l'eparina previene i fenomeni trombotici, tromboembolici. Anche questo è un farmaco da non utilizzare, da non autosomministrarsi, ovviamente, perché il rischio è quello emorragico e non solo. Il terzo farmaco, che attualmente è solo per uso ospedaliero e continuerà ad esserlo, è l'antivirale, e questo va usato precocemente, ma quando il paziente è in una condizione di insufficienza respiratoria. E questo è un antivirale che agisce sulla replicazione del virus e che ha dimostrato di ridurre non la mortalità come lo steroide, però riduce, abbrevia i tempi di guarigione, abbrevia i tempi di risoluzione della malattia. Chiarissimo, e lei ha detto appunto che è cambiato molto, insomma, rispetto appunto alla situazione della primavera, in questa seconda ondata, vogliamo chiamarla così, insomma, dopo la pausa estiva. È cambiato qualcosa anche proprio nella tipologia di pazienti, al di là dell'età e anche le loro condizioni? Come vi arrivano i pazienti nel reparto ora rispetto a quella che era la situazione anche forse così sicuramente nuova e inaspettata della primavera scorsa? In quali condizioni? Se ha notato un cambiamento, insomma? Beh, appunto, in condizioni meno severe, diciamo, rispetto, ecco, noi seguiamo pazienti non ammalati in maniera grave, perché questi, che sono per fortuna una parte più piccola della popolazione di pazienti che arrivano in ospedale, i pazienti più impegnati vengono accolti in pneumologia a Catinara, cosiddetta pneumo-COVID, e in terapia intensiva. Quindi la popolazione di pazienti che accogliamo noi ha necessità di ossigeno, ma non attraverso l'intubazione, e direi che questo è simile alla situazione che vedevamo in primavera, fondamentalmente, cioè l'intensità di cura rimane quella fondamentalmente. Poi all'ospedale maggiore, accanto alla nostra struttura, ci sono strutture
cosiddetta bassa intensità di cura, dove vengono trasferiti i pazienti da noi o dal pronto soccorso quando hanno bisogno di meno ossigeno o comunque di cure meno intense rispetto ad altre situazioni. Tutte quelle persone invece che rimangono a casa sostanzialmente, quelle che o non hanno sintomi o avvertono dei sintomi molto simili magari a una banale influenza e non hanno particolari problemi, non vengono ricoverate in sostanza. Queste persone come si curano? Come possono curarsi a casa? Quali sono i consigli che poi i medici di base, insomma, le strutture preposte alla cura sul territorio poi danno a queste persone per così anche far fronte a un possibile peggioramento delle condizioni? Integro la risposta di prima perché credo sia importante sottolineare un altro aspetto che differenzia questa seconda ondata dalla prima. Dal nostro punto di osservazione direi che però anche i numeri ce lo dicono. In questa seconda ondata, soprattutto in questa fase, la popolazione isontina è interessata in maniera molto più significativa che la popolazione giuliana. Questo lo si è visto a parità di numeri, cioè in termini percentuali intendo dire. Sta pesando molto di più questa seconda ondata in ambito isontino piuttosto che in ambito giuliano. Per rispondere invece alla sua domanda, la sua domanda è relativa al territorio e, come dicevo, circa l'80%, poi in tutto il mondo, insomma, circa l'80% dei pazienti interessati da questa infezione possono gestirla a casa loro. O in maniera appunto asintomatica, quindi fanno isolamento, un isolamento che attualmente viene mantenuto per un periodo più breve che in passato, perché si è visto che effettivamente il virus è contagioso non oltre le 3 settimane. Mm-hmm. E, nel momento in cui però ci sono sintomi cosiddetti minori, quindi la febbre, la tosse, la sindrome simile all'influenza, il farmaco fondamentale è l'antipiretico, perché specialmente nel soggetto anziano, nel paziente cardiopatico, è importante che la temperatura non sia elevata. Quindi un massimo di 3 grammi al giorno di paracetamolo, di tachipirina, tanto per fare un nome del commercio, quindi un grammo al massimo 3 volte al giorno, perché anche la tachipirina può comportare dei problemi, quindi raccomando di non superare i 3 grammi al giorno. Dopodiché il medico di base e o il sistema USCA, quindi sia nell'area giuliana che nell'area isontina, ci sono questi medici che supportano i medici di medicina generale nel assistere i pazienti a domicilio, e in questo senso è di grande aiuto anche la cosiddetta telemedicina, perché sicuramente questo è importante per i medici di medicina generale, in particolare che conoscono il paziente, poterlo vedere oramai attraverso i tablet, attraverso WhatsApp possiamo vederci facilmente. Infatti. E quindi osservare come il paziente respira, quanti respiri ci sono al minuto. Ricordo che in condizioni normali, fisiologiche, la frequenza respiratoria è intorno ai 15-16 atti respiratori al minuto, quindi deve preoccupare il cittadino la presenza di Covid e di una frequenza, diciamo, superiore ai 20 atti respiratori al minuto, o la cosiddetta dispnea, cioè la mancanza di respiro. C'è proprio un test che si chiama test del cammino, che in realtà è un test che può essere tranquillamente eseguito dal paziente, ovviamente da un paziente cosciente e in grado di autovalutarsi, che consiste appunto nel camminare per qualche minuto e nel vedere se con un cammino di 3-6 minuti compare dispnea. Questo è un segno che deve portare il paziente al pronto soccorso.
Chiarissimo. Allora, professore, oltre alla cura sul campo, a quello che potete già fare, voi fate naturalmente quotidianamente, si parla in questo periodo molto dei vaccini, si torna a parlare dei vaccini con gli annunci da parte di alcune case farmaceutiche, l'abbiamo visto. La Pfizer, ma non soltanto, insomma, annunciare l'efficacia ad altissime percentuali del vaccino prodotto. Dal suo punto di vista, qual è la speranza, insomma, che possiamo avere per avere un vaccino? E si dice anche che potrebbe non essere poi risolutivo avere un vaccino. Qualcuno dice che sarebbe meglio avere una cura efficace piuttosto che un vaccino. Non so come la vede lei da questo punto di vista. Ma la storia delle malattie infettive dal vaiolo in avanti ci dice che i vaccini, almeno per alcune patologie, sono l'arma più efficace che abbiamo. Questo non vale per tutte le patologie infettive, per esempio per l'HIV-AIDS non siamo tuttora a 40 anni dai primi casi di HIV, non abbiamo un vaccino e però stiamo contenendo l'epidemia, almeno in buona parte, attraverso le cure. Però ecco, dal vaiolo al morbillo, alla varicella, allo zoster stesso, all'influenza, perché non dimentichiamo che l'influenza è virale e possiamo prevenirla nel 70% dei casi con il vaccino, che anzi, visto la stagione, raccomando di fare a tutti. È una vaccinazione che va ovviamente implementata soprattutto per gli anziani, ma non solo per gli anziani, anche per i meno anziani quando ci sono comorbidità. L'efficacia ad oggi dimostrata, in particolare dal vaccino Pfizer, che è il vaccino costituito di RNA messaggero, cioè quel genoma, quella sequenza polinucleotidica che è in grado poi di produrre quella componente del virus verso la quale il soggetto poi produce anticorpi e quindi si protegge, risulta essere oggi intorno al 90%, quindi parliamo veramente di un'efficacia ottima, paragonabile a quella del vaccino antimorbillo, decisamente molto superiore a quella del vaccino antinfluenzale. Il vaccino dell'influenza ha un'efficacia stimata intorno al 70%, cioè previene 70 casi su 100. Se questi dati verranno confermati, effettivamente questo vaccino ci potrà dare molte soddisfazioni. Bisogna vedere appunto se la conferma avverrà e se questa immunità poi sarà permanente oppure ci sarà necessità di rivaccinazioni periodiche. Ecco, anche questo non sappiamo ancora, no? È tutto in fase. Ce lo dirà il tempo. Ce lo dirà il tempo. Comunque, insomma, sembra che siamo sulla buona strada. Insomma, queste sono notizie incoraggianti, quelle che ci vengono date dalla ricerca delle varie, appunto, case farmaceutiche. Tornando alla situazione invece delle cure qui sul territorio, negli ospedali, in particolare per quello che le compete, negli ospedali qui dell'area Giuliana e Isontina, diceva prima appunto che c'è stato in questa seconda fase, in questa seconda ondata, un aumento appunto dei casi soprattutto nell'area Isontina. Dipende anche dal fatto statistico, perché ricordiamo che l'area Isontina era quasi immune, possiamo dire, nella prima ondata, è così, no? E quindi adesso invece la diffusione del virus sta creando più problemi in quell'area, può dipendere da questo? Direi di sì, questo fenomeno si riproduce anche in altre realtà. Per fare un esempio, Parma, in Emilia-Romagna, la provincia di Parma, l'area di Parma è stata colpita duramente nella prima fase e molto meno Bologna, città con una densità abitativa molto più elevata. Attualmente è più colpita Bologna, molto meno Parma. Altrettanto capita a Milano verso Bergamo, cioè Bergamo colpita di meno e colpita di più Milano e Monza.
Quindi ecco, questo vuol dire che il virus effettivamente ha circolato e ha creato una qualche forma di immunità, possiamo dedurre. Non sappiamo quanto durerà questa immunità, però che ci sia questo fenomeno è probabile. Oramai abbiamo degli studi che ci dicono che gli anticorpi, o almeno le cellule memoria, i linfociti memoria, hanno ancora memoria a distanza di 6 mesi. Quindi, esaminando i soggetti che hanno contratto l'infezione in maniera più o meno sintomatica, dopo 6 mesi l'immunità in larga misura permane, e anche questo è un dato incoraggiante. Sicuramente, spesso nelle nostre trasmissioni i nostri telespettatori, che poi sono i cittadini di Trieste, della nostra regione, puntano l'attenzione sul fatto che ci si sta naturalmente concentrando molto sulla cura del coronavirus e sulla prevenzione anche della diffusione dell'epidemia, e temono in molti che a volte le altre malattie, le altre patologie vengano in qualche modo dimenticate, no? dal servizio sanitario regionale o nazionale, insomma, può essere così, cioè distrae anche in questa seconda fase dalla cura delle altre patologie, o comunque la situazione è buona nei nostri ospedali dal suo punto di vista? Beh, indubbiamente non si può negare che la scala delle priorità ci impone non solo a noi addetti a questo compito, ma anche ad altre specialità affini, dalla medicina interna, prima di tutto la pneumologia e la terapia intensiva, a dedicarci in questo momento alla priorità Covid. Questo porta effettivamente a non a trascurare, ma a lasciare in un secondo piano altre situazioni. In ogni caso mi sento di rassicurare l'opinione pubblica per quanto riguarda alcune priorità. Faccio un esempio: i tumori, i traumi, certo. Le patologie chirurgiche, ma anche non chirurgiche, le sindromi coronariche ovviamente continuano ad essere seguite con la tempestività di prima, altrettanto vale per la tempistica, appunto, per l'asportazione di tumori. Certamente, per fare un esempio opposto, gli interventi per la cataratta sono stati inizialmente dirottati a livello isontino e attualmente vengono dilazionati. D'altra parte, un intervento per la cataratta può comportare disagio al cittadino per qualche settimana, ma ci attendiamo che in tempi relativamente brevi potremo tornare a riprendere in mano anche questa patologia con la priorità dovuta, ecco. Chiarissimo. Quindi la situazione è questa, insomma, nei nostri ospedali. Abbiamo visto anche in altre parti d'Italia forse maggiori difficoltà, no, nel sistema sanitario dell'affrontare questa emergenza. Qui da noi è vero, come si dice spesso, che le cose vanno un po' meglio, siamo più preparati, più organizzati, almeno in questa seconda fase? Ma diciamo che non voglio fare un gradiente di nord-sud, anche perché ci sono aree del sud in cui c'è una sanità che funziona, come altrettanto vale per alcune zone del nord, certo, che hanno una sanità che zoppica. Quindi credo che non sia un discorso geografico. Però ecco, diciamo che siamo in una situazione abbastanza favorevole, direi, rispetto ad altre situazioni, non solo nel nostro paese, ma anche confrontandoci con la vicina Slovenia, con la Svizzera. È proprio di oggi l'informazione che le terapie intensive nella ricca nazione svizzera sono sature, e noi abbiamo assolutamente ancora disponibilità di
posti letto in terapia intensiva, che speriamo che non vengano mai occupati, ovviamente. Però ecco, diciamo che in questo senso il governo regionale e nazionale si è mosso per tempo. Ecco, per ovviare a questo problema, insomma, che ci auguriamo tutti di non dover, a questo livello che ci auguriamo tutti di non dover raggiungere mai. Tornando ancora per qualche istante alle cure, quindi i pazienti che avete in questo periodo, che sono più giovani, diceva prima appunto in media, rispetto a quelli diciamo così della primavera, anche per questo fattore dell'età possiamo dire che reagiscono meglio alle cure, quindi avete maggiori casi di successo, è così? Ho riassunto sinteticamente. Direi di poter dire di sì già ora, ecco, diciamo che abbiamo già un denominatore abbastanza ampio che supera, che è intorno ai 150 pazienti, ecco, per fare dei numeri, siamo subissati di numeri, però diciamo con un denominatore di circa 150 pazienti io mi sento di dire che la morbilità intesa come evoluzione sfavorevole è migliore in questa fase rispetto alla fase primaverile. Benissimo, quindi speriamo davvero che vada sempre meglio. Le chiedo ancora, si fa naturalmente un gran parlare perché siamo tutti nuovamente ripiombati un po' in quelle che sono le restrizioni, no? Per cercare di limitare il più possibile la diffusione del virus, diffusione che purtroppo sta correndo. Anche oggi, i dati di oggi sono anche nella nostra regione nuovamente abbastanza consistenti, insomma quasi 800 casi nuovi, purtroppo 11 decessi, quindi sta un po' correndo, però dall'altro lato le categorie economiche, ma anche la gente comune, insomma, forse mal sopportano questo ritorno alle restrizioni. Sono dal vostro punto di vista, dal punto di vista dei medici, abbiamo sentito tanti appelli, no? Anche da parte della vostra categoria, sono utili, vanno accettati, insomma, per un fine che si spera, insomma, possa essere efficace nella lotta al virus. Io credo che non ci sia altra strada possibile. Quello che sarà veramente difficile stabilire è quando allentare e come allentare queste restrizioni nel momento in cui si consoliderà l'andamento favorevole, perché certamente nella fase estiva qualche errore è stato commesso e quindi dobbiamo far tesoro di quello che è accaduto quest'estate. Certamente nella fase estiva avevamo anche delle condizioni di stagione favorevole che non avremo nella fase che ci sta davanti nei prossimi mesi. Però ecco, credo che sia cruciale, e non ho la competenza per dirlo, scegliere nella maniera più ragionevole come poter bilanciare attività economica da un lato e alleggerimento delle restrizioni, che mi rendo conto sono molto pesanti per alcune categorie. Basta pensare ai bar, ai ristoranti, infatti, che stanno soffrendo molto. Allora, io davvero ringrazio il professor Roberto Luzzati per essere stato con noi quest'oggi, questa sera in collegamento Skype, e lo invito a tornare a trovarci qui alla nostra trasmissione presto per degli aggiornamenti, speriamo sempre positivi, insomma, in questa lotta, in questa battaglia che voi conducete naturalmente in prima linea. Grazie e buona serata a lei. Buona serata a voi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'informazione su Tele4 ritorna con il nostro telegiornale fra circa un'ora alle 19.30, poi avremo ancora la nostra diretta straordinaria fino alle 21, poi invece daremo spazio agli amici di Macete questa sera a partire proprio dalle 21. Quindi per il momento grazie per averci seguito e buon proseguimento in nostra compagnia.